novembre 2001. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto nella pace del nostro Signore Gesù. Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, oh Signore, alleluia, siamo qui alla tua presenza, Signore, e veniamo a te, oh Signore, col cuore, perché col cuore che ti vogliamo veramente lodare, onorare ed amare, alleluia, gloria al tuo, non con la bocca soltanto, Signore, perché la bocca potrebbe spesso essere bugiarda, alleluia, gloria al tuo, ma il cuore non può mentire. Ecco perché, oh Signore, questa sera ci vogliamo presentare a te col cuore, alleluia, 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 per offrirti veramente il sacrificio della lode, insieme a Gesù che con te lo benediciamo, lo onoriamo, ora e sempre, in eterno. Amen, alleluia, amen. Come quella vite senza sole,
Alleluia. Infatti i veri credenti non vogliamo né oro né argento, ricchezze non ne vogliamo. Vogliamo quello che il Signore, ma non vogliamo niente, perché quello che il Signore già ce lo provvede. Amen. Quindi, come diceva il salmista, dice: io non ho visto mai il giusto abbandonato nella sua progenie mendicare. Quindi, i figli hanno bisogno di chiedere ai genitori quello che hanno bisogno? O ci pensano i genitori? Già che vedono i figli quello che hanno bisogno. E il nostro Padre Celeste, che è meno di genitori terreni? Amen, gloria a Dio. Quindi piogge abbondanti vogliamo, Signore. Alleluia. Questo sì, piogge di benedizione. Alleluia. Amen. D'altra parte, come ce le sta dando, ma ne vogliamo ancora di più. Amen, gloria a Dio. Perché il Signore è una fonte che non si esaurisce mai. Alleluia. Amen. Quindi dal suo seno sgorgano quest'acqua viva, queste acque vive che dissetano e che danno contemporaneamente vita. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. E così vogliamo anche questa sera passare alla lettura come la troviamo scritto, come il Signore ha stabilito nell'Evangelo di Marco, capitolo 10. Poi, partendo di là, cioè Gesù, si recò nel territorio della Giudea lungo il Giordano e di nuovo le folle si radunarono intorno a lui ed egli nuovamente, come al solito, le ammaestrava. E i farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: è lecito al marito ripudiare la moglie? Ed egli rispondendo disse loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Essi dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio e di ripudiare la moglie. E Gesù rispondendo disse loro: fu a causa della durezza del vostro cuore che egli scrisse questa disposizione. Ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, ed i due diventeranno una stessa carne. Così non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha unito. E in casa i suoi discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Allora egli disse loro: chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. Similmente, se la moglie lascia il proprio marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia. Sia glorificato Dio anche per questo, perché giustamente stasera il Signore parla di, spiega effettivamente. Allora ha spiegato, perché poi pensate voi che i discepoli stessi, dice, quando arrivarono in casa lo interrogarono perché Gesù spiegasse ancora in una maniera più dettagliata come stanno le cose. Alleluia. Amen. E Gesù appunto ha detto: chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. Similmente, dice, se la moglie lascia il proprio marito e ne sposa un altro commette adulterio. Allora, perché altrove dice che dice Gesù, va, che si può mandare la propria moglie soltanto in caso di fornicazione, di adulterio. Amen. E giustamente io l'avrei potuto evitare sta lettura, no? Perché io mi trovo proprio fra l'incudere e il martello, come si suol dire. È giusto? Alleluia. Dice: ah, donne bene, dice sta predica. Alleluia. Che, vedete quanto è bello quando uno è leale, sincero. Perché se il Signore mi dovesse rimproverare, io dico: Signore, amen, hai fatto bene. Amen. Però giustamente, non sapendo niente, allora, sia glorificato il suo santissimo nome, che allora, vedete,
quello che il Signore mi ha fatto capire una cosa molto importante, che tutti l'hanno trascurata, o meglio, l'abbiamo trascurato, questo punto così importantissimo. Amen. Dice, e allora, i farisei quindi, dice, per metterlo alla prova, gli domandarono, è lecito al marito di ripudiare la moglie? Ed egli rispondendo disse loro, che cosa vi ha comandato Mosè? Essi dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio e di ripudiare la moglie. Ora, Gesù non avrebbe potuto dare la risposta sorvolando, cioè evitando di chiedere cosa ha detto Mosè in merito. Cosa vi ha comandato Mosè? Quindi, attentamente, perché la cosa è molto profonda è delicata, soprattutto per me che sono felicissimo, fratelli. Felicissimo, dice, perché? Perché qui ava cude paglia, diciamo in dialetto, no? Se scanta che si brucia. Quindi che, e allora, diciamo, leggere, il Signore mi ha ordinato di leggere, e ripeto, io non è che so l'argomento, l'ammaestramento, assolutamente, come sempre, ma io man mano che il Signore mi mette le parole nella bocca, io le pronunzio. E allora dice, egli rispondendo disse loro, che cosa vi ha comandato Mosè? Quindi, che cosa vi ha comandato Mosè? Ciò significa che, dice, perché mi chiedete? Se voi avete la legge di Mosè, la risposta la trovate anche nella legge di Mosè. È giusto. Dice, perché, che cosa vi ha comandato Mosè? Cioè, la legge di Mosè, perché vedete, la legge che Dio ha dato a Mosè è, non dimentichiamo una cosa molto importante, che in base a come poi si presentavano i problemi in mezzo al popolo, Mosè li doveva risolvere. Amen. Ed è chiaro che lui, come faceva Gesù, Gesù chiedeva al Padre prima di agire. Amen. Quindi Mosè, prima di prendere una decisione, prima di anche un suo pensiero, anche diciamo di mutarlo in legge, quindi lui chiedeva consiglio al Signore. Quindi dice, ecco, Mosè cosa vi ha comandato? Allora, giustamente, loro hanno risposto, però vedete, loro non è che sono andati da Gesù per chiedergli un consiglio, cosa in base a come si dovevano comportare, che decisione dovevano prendere nei confronti della propria moglie, perché è chiaro, fratelli, che perché altrove dice questo qui, i farisei per metterlo alla prova gli domandarono, è lecito al marito ripudiare la moglie per qualsiasi motivo? Mi pare che Matteo che lo scrive, no? Per qualsiasi motivo. Ecco, per qualsiasi motivo non è lecito, non si deve fare. Ci devono essere sempre dei validi motivi. Amen. Allora, se ci sono validi motivi, allora ecco, chi manda via la propria moglie si trova in perfetta regola con Dio, con la legge di Dio. Non si trova in perfetta regola con Dio se l'uomo manda via la moglie senza un motivo ben preciso. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Perché? Dice, ma sta scritto non commettere adulterio. Hai ragione, è scritto non commettere adulterio. E allora, è uno dei 10 comandamenti, è vero?
Guardate che questo ammaestramento non è solo per la Chiesa, perché io lo sento, perché intanto tutti gli ammaestramenti, perché le cose che il Signore sta facendo non sono predicazione per noi, questi sono ammaestramenti, è chiaro, prima per noi. Com'è? Guardate, quando Gesù ammaestrava i suoi, che faceva? Loro erano pochi, però gli insegnamenti che Gesù dava ai dodici poi dovevano servire per tutti gli uomini della terra. Amen. Alleluia. E quindi questo sta facendo il Signore. Allora, quelli che dicono, sta scritto che dice non commettere adulterio. È giusto, perché non si deve commettere adulterio, fratelli. Non è che qualcuno gli passa per la mente che può commettere adulterio, poi chiede perdono a Dio e tutto passa lì. Perché, fratelli, chi commette peccato, per esempio, o adulterio o qualche altro peccato, fratelli, anche se Dio perdona, però si pagano le conseguenze di quel peccato che si commette. State pur certi. Alleluia. Amen. E allora, ed è chiaro che in questo caso bisogna applicare la legge, il comandamento che il Signore ha dato a Mosè, non commettere adulterio. Alleluia. Però mandare via la moglie non significava commettere adulterio, perché in quel caso si vede che c'era un motivo valido per cui, e infatti Mosè è dovuto intervenire per fare anche questa legge. Ecco, infatti, colui che trovava dei difetti, nel senso non difetti fisici, nella moglie, gli scriveva un atto di divorzio, no? E glielo dava in mano alla moglie e la mandava via. E lì c'era scritto il perché quella donna era stata mandata via. Amen, gloria a Dio. E allora, ora giustamente dice qua Gesù, cosa vi ha comandato Mosè? Ecco, quindi, cosa vi ha comandato, dice Mosè? Descrivere? E allora continuate a fare questo. Potrebbe sembrare, guardate, una contraddizione con ciò che il Signore dice successivamente, ma non lo è, perché, vedete, sono sempre delle eccezioni. Per farmi capire meglio quello che il Signore ha dato da capire a me, non sta scritto anche nei 10 comandamenti, oltre a non commettere adulterio, non sta scritto non uccidere? Sì o no? Ma dici, te lo fotti? Ah, più legge ancora, dici tu, vabbè. Come sta scritto non commettere adulterio? Sta scritto anche non uccidere. È vero o non è vero? Oh, e allora? Ora, però, noi vediamo che Dio, che ha dato questo comandamento a Mosè, non uccidere, era lui che diceva vai e uccidi uomini, donne, bambini e pure animali, all'interdetto. Italamassi, alleluia. Ed ecco perché, fratelli, il re Saul è stato, condannato da Dio. Perché Dio gli aveva detto che doveva uccidere tutti gli amalechiti o amaleciti, amen? Uomini, donne, bambini, animali, tutto all'interdetto. Come fece pure, come si chiama lì, ai tempi di Giosuè pure. Quando le mura crollarono, tutto all'interdetto. Uomini, donne e bambini, tant'è vero che solo Rab, la meretrice, si salvò. Amen, gloria a Dio. Eppure non era quel Dio che aveva dato a Mosè questa legge, non uccidere. Pastori di tutto il mondo, imparate
prima di parlare, di aprire la bocca e dire delle stupidate, delle eresie. Perché in ogni caso va trattato singolarmente. E quando ci sono dei motivi ben precisi, sembra che si vada contro la legge di Dio, ma è legge di Dio. Cosa vi ha comandato Mosè? Alleluia. A questo punto, alleluia, i farisei che lo volevano mettere alla prova, no? Dice, Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio e di ripudiare la moglie. E Gesù rispondendo disse loro, fu a causa della durezza del vostro cuore che egli scrisse questa disposizione. Ma al principio della creazione Dio li creò maschio e femmina e disse l'uomo lascerà il suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due diventeranno una stessa carne. Così non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha unito. Guardate quanta ignoranza c'è in giro. E siamo un 8.015 ora. E oggi, quanto ne abbiamo oggi? 23. 23 gennaio del 2015, il Signore finalmente ne sta spiegando come stanno le cose. Perché c'è stato tabù, sto scritto, non commetto l'adulterio, comanda via la moglie, non commetto il caso, è l'adulterio. Alte, cammate, date una cammata. Alleluia. Perché bisogna esaminare i vari casi. Alleluia. Ora dice, no, ma qua il Signore dice, è stato per la durezza dei vostri cuori. Alt. Guardate l'uomo che vuole, diciamo, che gli conviene, perché la parola di Dio, fratelli, soprattutto in questi ultimi tempi, viene predicata non per convenzione solo, ma per convenienza. A seconda come conviene a cosa? Perché sta scritto. Ignorante che non siete altri. Sta scritto, ma avete ponderato bene? Avete esaminato bene la cosa? Alleluia. Dice il Signore ha detto per la durezza dei vostri cuori. Sì, ma si intende qui, allora, per chi vuole farne un'arma, per uccidere spiritualmente gli altri, allora per la durezza dei vostri cuori. Ma quando il Signore Gesù dice, e questo è quello che il Signore mi ha dato da capire, quando lui ha detto è stato per la durezza dei vostri cuori, il Signore Gesù non si riferiva per la durezza dei vostri cuori degli uomini, ma per la durezza dei vostri cuori anche delle femmine, delle donne. Perché altrimenti così il Signore avrebbe messo, diciamo, la donna che si può permettere la qualunque cosa e l'uomo invece che non può neanche difendersi. Quindi Mosè è stato costretto a dare, ad ammettere, accettare, a dare anche la legge del divorzio per la durezza dei cuori, tanto degli uomini che delle donne. Amen. Alleluia. Perché c'è detto, bello, non sarebbe bello la donna, no? Che ci fai io a suo marito, come diciamo noi in dialetto, no? Che ce ne fate tutti i colori e l'uomo non la può mannare perché l'uomo sta scritto per la durezza del vostro cuore e non mannare via la tua moglie. Se ci sono motivi ben precisi, a uso che non la puoi mannare, la puoi pigliare pure a patata il tuo sedere. Dialetto, detto in dialetto, anzi, in forma di vessa. Io le darò nel zaino, chi c'è? Amen. Ma stiamo scherzando. Per la durezza di vostre, perché vedete le donne di allora
Ripeto, attenzione, non è con questo che ora voglio fare pesare, diciamo, il lago della bilancia, lo voglio fare spostare tutto dal lato opposto ora, assolutamente, è perché la durezza dei cuori, dei vostri cuori, si riferiva, ripeto, tanto agli uomini che alle donne, perché erano le donne che provocavano il marito a tal punto che i mariti magari non ne potevano più, andavano a Mosè e dice: senti, io non ce la faccio più, io non ce la faccio più. Allora Mosè che cosa doveva fare? No, perché sta scritto: l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà alla moglie, e due diventeranno una stessa carne, non separe l'uomo ciò che Dio ha unito. Ringraziamo, e chi non ha soffrito per tutta la vita. Alleluia. Fratelli, fratelli, io conosco un caso di un fratello che il Signore gli ha detto, alleluia, sono stato io che ti ho fatto agire così nei confronti di tua moglie perché sia di monito a tutte le mogli del mondo, a tutte le donne del mondo. La donna deve stare al suo posto e con due piedi non scappa. La donna non si può permettere di invertire i ruoli, di diventare capofamiglia, di comandare il marito, e il marito diventa un pupipezza, un burattino. Amen, gloria a Dio, alleluia. Io conosco quel fratello che ha fatto questa testimonianza, ha detto: il Signore mi ha fatto agire in questa maniera e mi ha detto: l'ho fatto perché sia di monito a tutte le donne. La donna in casa deve essere non schiava del marito, ma sottomessa al marito. Ed è diverso. Alleluia. Perché noi dobbiamo essere sottomessi a Cristo, ma Cristo non ci ha resi schiavi. Siamo liberi in Cristo, ma sottomessi a Cristo. Cristo, alleluia, non è schiavo del Padre, ma è sottomesso al Padre. Quindi la sottomissione non è schiavitù, non è da confondere. Alleluia. Amen. Quindi il ruolo dell'uomo deve rimanere sempre tale, e l'uomo deve essere esemplare nel suo agire, nel suo parlare. Alleluia. Quindi dice, ecco, cosa va, infatti dice, egli rispondendo disse loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Essi dissero: Mosè ha permesso scrivere un atto di divorzio e di ripudiare. E Gesù rispondendo disse: fu a causa della durezza del vostro cuore. Allora subito uno che cosa, siccome erano i farisei, dice: ecco, per la durezza dei vostri cuori, i mascoli. No, fratelli, per la durezza dei vostri cuori, tanto mascoli che femmine. Perché ci sono femmine disgraziati e ci sono pure mascoli disgraziati e disonesti, che sembrano una testa scippata, tanto femmine che mascoli. Durezza dei cuori, non possiamo, quindi, amen, e quindi come, ripeto, il Signore mi ha fatto dire, sta anche scritto non uccidere, ma in certe circostanze era Dio stesso che esigeva di applicare la legge della morte, di uccidere, la legge di uccidere, alleluia, amen, gloria all'Altissimo. E guardate che effettivamente, proprio quello è stato l'ultimo peccato pure che ha commesso, no, uno dei peccati che ha commesso, diciamo, Saul, no? Che il Signore gli aveva detto di uccidere tutto cosa, di votare allo sterminio, all'interdetto, tutto, che poi Samuele dice: che cos'è questo belar di pecore e questo muggir di buoi? Sono le cose migliori che ho osservato per il tuo Dio. Il Signore ti aveva detto che tu dovevi ammazzare tutte cose. Vedete, gloria a Dio. Uomini, e non è stato soltanto quel caso
Ripeto, come pure Gerico, ma tanti che Dio ordinava di uccidere uomini, donne e bambini. Alleluia. Eppure non uccidere, non commettere adulterio. Alleluia. Il non commettere, non mandare via la moglie. Ora non si fa mettere i piedi sulla faccia, sia tu marito pure la moglie. No, fratelli, le cose vanno esaminate. Caso per caso. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Alleluia. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha unito. Amen, gloria a Dio. Ma se l'uomo fosse rimasto al suo giusto posto, se la donna fosse rimasta pure al giusto posto, fratelli, amen o no? Amen. Vedete certi ignoranti? Ah! Adulterio! Cioè tu sei, effettivamente, la moglie tradisce il marito e il marito, oppure il marito tradisce la moglie, quello è adulterio. Ma se effettivamente, in base a come si svolgono le cose, allora il Signore stabilisce, come quando dice tu uccidi all'interdetto. Vedete quindi che ci sono sempre le eccezioni? Noi non possiamo fare, fratelli, della parola di Dio un'arma, diciamo, personale per colpire e usarla quando a noi piace, usarla per colpire. No, la parola di Dio è giustizia e si deve praticare la giustizia in ogni casa, in ogni circostanza. Alleluia. Amen. E poi alcuni che mi vengono a dire che fanno certe cose, fratelli, qualcuno che è andato via di qua perché appunto io non li ho buttati fuori, perché ho detto se ti metti in regola con tuo marito e te, allora puoi stare, altrimenti è meglio che non viene. Fratelli, di quelli che parlano male di questo luogo e di fratello De Luca, se l'hanno accolta queste persone e frequentano le loro chiese. Quindi quelli che noi buttiamo qui, o meglio il Signore butta da qui, loro se li raccolgono. Vedete quindi che non è una questione di giustizia di Dio, eh? Ma è perché sono, c'è chi è avido di denaro e c'è chi è avido di pecorelle e ci ruba l'auge. Amen? Gloria a Dio. Perché, fratelli, quelle persone che effettivamente sono state rimproverate qui e richiamate per mettersi in regola, alleluia, gloria a Dio, prima di andare in un altro posto ed essere accolti, gli anziani di quelle chiese avrebbero dovuto dire come stanno qui le cose, alleluia, amen, chiedere, informarsi e poi prendere le proprie decisioni, perché fratelli, ogni indecisione che un anziano prende deve dare conto a Dio. Non si possono prendere delle decisioni con leggerezza, con grande responsabilità e timore di Dio. Alleluia. Amen. Quindi questa sera il Signore, vedete, ci sta spiegando la cosa. Poi, per esempio, prendete il mio caso, tanto così diffuso e parlato in giro. Amen? Gloria a Dio. Fratelli, il mio caso rispecchia la volontà di Dio. Ciò che Dio ha unito, l'uomo non lo separa. Alleluia. A me risulta che la mia connessione, i figli che ho, sono in ciò che Dio ha unito. E io non lo posso separare, a meno che non ci sia un errore commesso da parte o mia o di una delle mie compagne. Amen? Allora, in quel caso viene esaminato quel caso e presa la giusta decisione. Amen? Fratelli, che bello che una volta
è venuto uno di un'altra comunità, no? Fratello, sai, la mia situazione è così, 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 così. Dice, io non so quello che devo fare. Dice, ho chiesto, cioè, ma hai chiesto al tuo anziano? Dice, sì, ma mi ha detto, ah, non lo so, bisogna vedere, qua, là. Dice, intanto sono passati già degli anni. Fratelli, che belli anziani che non sanno risolvere il problema di quelli che il Signore gli ha affidato. Alleluia. Amen. Vedete perché il Signore ci sta ammaestrando. Quindi questa sera non bisogna confondere le capre con i cavoli. Dici che si mangiano. I cavoli sono cavoli. I capre sono capre. Amen. Gloria a Dio. Quindi, alleluia, il Dio, perché voi, pensate voi, il Dio avrebbe permesso a Mosè di applicare una legge disapprovata da Dio? Per tutto, ma ci pensate che da quando quindi il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, fino a Gesù, c'era questa legge che Mosè aveva dato, che l'uomo poteva mandare via la moglie, ma non per motivi stupidi, per validi motivi. Alleluia. Amen. Quindi, alleluia. Quindi ecco il Signore come gli ha detto a quel fratello, dice, ho fatto questo perché sia di monito. Perché altrimenti, fratelli, perché altrimenti come la presentano tanti, diciamo, anziani, diciamo, non tutti, perché io non li conosco, ma tante che se l'agna bocca, che ne farebbero, appoggerebbero la donna di fare quel che vuole nei confronti del marito e il marito di assorbire sempre. Amen? E di permetterle alla donna di fare ciò che vuole. Amen? No, questa sera il Signore dice, alte! Fratelli, così ha detto il Signore e così sia fatto. Perché qualunque caso si presenta in questo luogo, con la guida dello Spirito Santo, io applicherò la legge di Dio. Amen? Poi, se gli altri vogliono parlare, che parlino pure. E come io dovrò rendere conto al mio Signore, anche loro dovranno rendere conto a Dio della stessa maldicenza che diffondono in giro. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Quindi attenzione, qui non si permette di fare quello che si vuole, di canciare mogliere e figli. No! Ma che sia uomo o che donna vengono veramente puniti con la legge di Dio. Amen. Gloria a Dio, perché il Signore, vedete, ha i suoi servitori perché risolvino questi problemi. Invece questi problemi, fratelli, nessuno è come nessuno che vuole prendere la patata bollente, dice, con le mani. Qua il fratello De Luca ha il coraggio di prendere la patata bollente con le mani ed anche il fuoco con le mani. Perché c'è Dio che lo guida, lo protegge, lo consiglia e gli ordina di fare ogni cosa. E Dio ci benedica. Benedetto il tuo santissimo nome, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, vogliamo continuare, Signore, a lodare e onorare il tuo santissimo nome. Alleluia, con la perfetta ed assoluta obbedienza al tuo volere, ai tuoi insegnamenti. Quindi grazie, Signore, perché ancora questa sera hai aggiunto, Signore, veramente alla tua legge, Signore, quest'altro comandamento, alleluia, affinché sia osservato e nessuno ne approfitti sull'altro, tanto uomo o donna, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia, gloria delle Messie, alleluia, gloria al tuo nome, quindi grazie di tutto, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno, alleluia.
Facci vivere dentro di te e tu vivi in noi, come tu vivi nel Padre, il Padre vive in te, alleluia, affinché possiamo essere tutt'uno, tutti insieme, per la tua gloria, Padre Santissimo, e per la gloria di Gesù, con te da noi, benedetti in eterno. Amen, alleluia, amen, Dio sia lodato, il Signore ci benedica. Abbiamo trasmesso il culto tenutosi nella nostra comunità il 23 gennaio del 2015. Questi appuntamenti li potete seguire il martedì e venerdì sera alle ore 21:30 e la domenica mattina alle ore 10:15 e poi riascoltarli anche in replica. Inoltre questi culti sono a vostra disposizione nella nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube. Per tutti i nostri fratelli ed amici che vogliono mettersi in contatto con noi possono farlo attraverso il nostro numero telefonico. Esso è il 349 64 11 232. Per quanti invece vogliono visitarci oppure scriverci possono farlo al seguente indirizzo. Radio Messaggio Cristiano, via Industriale numero 71, 98123 Messina. I giorni di culto sono martedì e venerdì ore 18:30, mentre la domenica alle ore 18. E così, amici e fratelli, siamo giunti anche oggi alla conclusione di questa trasmissione che vi ha tenuto compagnia con un culto della nuova era. Vi do appuntamento alla prossima e vi saluto con la pace del nostro Signore Gesù.